Prima di iniziare, voglio rispondere al sindaco di Locri di non demoralizzarsi. Sindaco, da quant'è che lei fa questa protesta? Come sindaco da 4 anni. Benissimo, io sono 37. Ok, io ero qui quando avevo 23 anni, ce n'ho 60. Ok? E ancora mi ritrovo queste balle di questa fabbrica, di queste fabbriche inquinanti, eccetera, eccetera. Quindi non si demoralizzi. Io penso che arriverò a 110, sicuramente. Dall'incazzatura che ho, arriverò a 110. Concludendo, il comune si dichiari comune libero dalla chimica. E prende una posizione netta e decisa anche rispetto delle generazioni future. C'è un problema di rifiuti, sebbene un problema di inquinamento del sottosuolo, credo che non manchi niente. La fabbrica chimica che si chiama Sica produce polimeri, sostanzialmente produce il materiale che serve per iniettare nel cemento o nel calcestruzzo per l'interrogazione. Andando avanti, ho scoperto che il problema più grosso di Sederbo è la ex fabbrica BP, che è lì dagli anni 80. Questa fabbrica, dopo un bel po' di escursioni, finalmente è stata chiusa. La cosa che più ci sconvolge è che dal 2003 si è stata in pratica dimenticata. Sapevano tutti che c'erano ancora 900 tonnellate di sostanze, quindi 13 elementi, 13 sostanze sono cancerogeno, teratogeno, c'è di tutto. L'abbiamo scoperto per caso, che andando a interessarsi alla SICA, il sindaco diceva che il problema più grosso era BPM. Più ci muoviamo, anche lì ci sono sempre più sostanze, non si capisce quanti sono, tonnellate ci sono, quante hanno smaltite, le sostanze aumentano. Cioè, noi siamo partiti da settembre con 13 sostanze e abbiamo scoperto 20 cancerogene. Non entro nel merito di emissioni, di formule chimiche, io entro nel merito politico. Io non so perché chiunque arriva in questo paese ha il diritto di violentarlo. Questo è il problema che noi ci troviamo sempre, sempre. Io non so se voi ricordate il film Balla con i lupi, quando quegli indiani a cavallo hanno visto del fumo, e uno di loro ha detto: chi fa fumo nel mio territorio? Questo è il discorso. Dobbiamo sapere cosa succede, dobbiamo organizzarci, dobbiamo controllare e dobbiamo rifiutare qualunque, va bene, tipo di attività che possa recare danni alla nostra salute. Ecco, qua siamo di fronte all'MD, no? E vabbè, il progresso, benissimo. Qua c'era molti anni fa, fino ai primi anni 70, c'era un palazzo di fine 700, era, e per noi era il palazzo dei diavoli, il nostro palazzo, il nostro castello dove si sviluppavano tutti i nostri giochi. In questa zona c'era una specie di stagno, ma non si può dire stagno perché non era acqua stagnante, ma era acqua corrente, perché ci sono le sorgenti su che oramai sono state tagliate e non si sa più quell'acqua dove va. Le donne portavano a lavare il bucato e qua c'erano dei piccoli canali che reggimentavano l'acqua che scolava dai terreni. I cosiddetti mastri. Questi piccoli canali poi confluivano in un canale più grande che era posto là al limite della BP. Questo canale grande andava direttamente a mare formava uno stagno. E molte volte alcuni bambini, noi eravamo ragazzini, con dei galleggianti, delle camere d'aria dei camion o altri galleggianti, da qua arrivavamo a mare direttamente e c'erano, mi ricordo, pesci che salivano fino a qua dove c'era una specie di stagno che non era stagno propriamente perché non era acqua corrente. Vedevano ogni tanto i gevoli, perché i gevoli quando possono fanno le uova in acqua dolce. Un bel
venivano a riprodursi fino a questo genere. Adesso Capannone ancora funziona. Pieno di girine, di rane. Adesso non si sente più la notte. È una rana. E neppure i grill quasi. È per il progresso, questo è il progresso. La fabbrica invece dell'ABP, bisogna andare un 800 metri verso Siderno, arriva, diciamo, il divieto di accesso e quindi era collocata sulla destra in un'officina metalmeccanica. Da quel punto del 1979 il sindaco Brugnano la piantonò, cioè gli levò la licenza. E fu piantonata dai carabinieri e poi si dovette trovare per quanto riguarda la BP un'altra ubicazione. Non si è capito bene da parte di molti qual è la situazione. La situazione è che si trascina da oltre 30 anni. Va bene. In 30 anni un gruppo di persone ha tirato la carretta. Oggi un gruppetto di persone ha scoperchiato il problema, un gruppetto di persone, va bene. E insieme, voglio dirlo, al sindaco Fuda, questo gruppetto di persone continua a tirare la carretta. Io vedo le riunioni che facciamo, che siamo sempre gli stessi, no? I cittadini di Siderno su questi problemi non esistono. I cittadini di Siderno si aspettano che qualcuno risolva i loro problemi. Ci sono problemi che possono risolvere gli amministratori, le istituzioni, ma ci sono problemi che devono essere affrontati insieme ai cittadini. Il problema è la partecipazione. Noi dobbiamo organizzarci in questo senso. Bene fa l'osservatorio perché fa il suo lavoro, bene fa il Comitato per la Salute dei Cittadini di Siderno, che si continua a chiamare Comitato di Pantalizzi. Non che questo mi dispiace, no? Perché poi alla fine siamo stati noi quelli che in questo paese hanno messo la faccia, hanno messo il loro corpo a pericolo, no? Ci siamo esposti al pericolo negli anni. Va bene? E i cittadini di Siderno hanno dormito sonni tranquilli. Va bene? Ora il discorso è questo. Noi dobbiamo andare avanti con tutte le indagini, però nello stesso tempo, secondo me, bisognerebbe tentare l'altra carta, che è il coinvolgimento della cittadinanza. Perché per quanto mi riguarda, se ci sono i cittadini, io mi posso pure far arrestare tranquillamente, per 10 minuti, non ho problemi. Ma se 17.000 persone, va bene, bloccano Siderno, bloccano ferrovie, bloccano ponti, allora il problema si incomincia a vedere. Però questo dipende dai cittadini, non dipende da un sindaco. Ma dove erano 30 anni E fa? questo sto dicendo, Dove erano 30 anni fa? questo sto Solo dicendo. noi abbiamo preso denunce e abbiamo fumato strade per voi. Voi dove eravate 30 anni fa? Per poter coinvolgere ancora ulteriormente la popolazione di Siderno, il Comitato Ecologico in un certo momento ha deciso di effettuare un blocco stradale per poter portare a conoscenza i disagi che purtroppo c'erano in questa zona. Fatto questo, l'avete bloccata qua, sì, nella zona. davanti alla fabbrica, dove c'era la statale, diciamo di fronte alla fabbrica. Ed erano scesi in strada anche E c'erano tutte le famiglie di donne, Siviano, eccetera. madri, figlie, per È intervenuto, sono, a un certo punto è intervenuta la forza dell'ordine, che hanno, diciamo, sciolto questo blocco stradale. E hanno preso i nomi di alcuni. Hanno preso alcuni nomi, tra cui il Enzo mio. Geraci, No, tra il mio e Enzo Geraci, non so chi altro c'era. Finito che se queste persone non avessero avuto la necessità di aver bisogno di certificato penale, loro magari non avrebbero mai saputo di essere stati denunciati. Bravo. C'è stata una causa comunque. Alla fine, come va a finire in Italia, praticamente chi protesta per un diritto è considerato un delinquente. In questo caso, visto che noi parliamo di ecologia, chi inquina viene considerato anche una persona rispettabile. Allora, siamo proprio nell'ubicazione
dove sorse la BP e dove attualmente da 30 anni questa fabbrica risiede in questo punto. Questa era una zona che il comune allora, giunta frontista, cercava di fare zona artigianale, cioè i famosi PIP, piani insediamento produttivo. A questo punto il proprietario del terreno, che era un unico proprietario, cominciò a lottizzare i terreni e di conseguenza la BP si ubicò a questo punto, costruendo pure abusivamente, in quanto il piano di insediamento produttivo non era ancora operativa né c'era vincolo. E emetteva i liquami, andavano a finire a mare incolonnate con un tubo, sia praticamente nell'aria c'erano delle esalazioni di tutti i prodotti che lui lavorava. La ditta, quando si accorse che noi eravamo in allarme, allora anziché lavorare molto di giorno, la sua produzione la diciamo, lavorava di notte, il massimo della sua produzione. E quindi noi finevamo la notte per non dormire, in quanto c'era dell'esalazione di puzze e gas tossici. Metti il mercapitano, e poi la ditta fu definita da noi, perché allora non eravamo esperti, no? L'abbiamo sempre chiamata la fabbrica della puzza. E quindi si impose in quel momento, quando noi cominciammo a lottare il problema, erano gli anni dei Verdi e della sinistra che gestiva la questione ambientale. E quindi noi riuscimmo a quell'epoca a diciamo organizzarci. Ci vedevamo all'inizio nella spiaggia qui diritto verso Marina Piccola, c'è un po' di cielo che porta al mare. Di sera, insomma, ne discutevamo di questa cosa, avevamo un po' di paura, a dire la verità. Il movimento è venuto da una discussione fatta sulla spiaggia, di cercare di organizzarci per poi andare in tutta Italia e poi a contestare. Allora, io volevo presentare anche due diciamo amici che facevano parte del Comitato Ecologico Fontanizio e che abitavano giustamente in questa zona. Mario è stato diciamo uno dei primi che assieme a noi ha posto il problema, e poi addirittura per stare insieme il gruppo, in modo che andassimo avanti degli anni, facemmo anche una squadra di calcio chiamata Pantanizzi, dove Mario era il presidente di questa squadra. Poi abbiamo portato, all'inizio, quando era l'ex comitato ecologico, abbiamo avuto la manifestazione in cui si è fatta la passeggiata da Pantanizzi a Siderno, Nebbia, Rodotà, l'avvocato di Stefano Di Reggio pure. E hanno partecipato al comizio che c'è stato dopo la filata della passeggiata ecologica per comunicare questo grave danno che c'è nella zona di Pantanizzi, e hanno detto le cose giuste. Loro non erano persone oneste, hanno detto quello che era la verità, solo che la partecipazione da parte dell'amministrazione era un pochino leggera contro questa industria che c'era, che emanava questo brutto odore di metilmercaptano. Non si poteva dormire, quando c'era questo non si poteva stare a casa per affari, uno doveva scorrere in altre vie. Io per esempio venivo da lontano, quando rientravo per il matrimonio il sabato, e non potevo venire a casa perché i miei figli erano fuori, li dovevo portare in giro a spasso per Siderno. Questa è una condizione disumana. Quante volte succedeva che dovevate abbandonare la casa? Periodicamente si poteva dire quasi un giorno sì, un giorno no. Esplosa qualche volta la fabbrica? Non ero nemmeno qua, perché ero andato in un paese vicino a prendere alcuni materiali che mi serviva per lo studio fotografico, e quando venni a casa mia moglie non era qui, era al comune. Allora, io sono Cristina Ieraci, sono nata il 23 aprile dell'87. Oggi mi viene chiesto cosa mi ricordo della storia della BP. Allora, quando tutta questa storia è iniziata, io ero appena nata, perché come ho già detto sono dell'87. Eppure vi dirò, le cose strane che una bambina può ricordare sono tante. Ad esempio, io di 3 anni mi ricordo poche cose, non mi ricordo mio nonno, ma mi ricordo distintamente la puzza della BP. Me la ricordo oggi e credo che non la dimenticherò mai, e ogni tanto mi capita spesso di sentire odori strani e molto forti, e automaticamente il pensiero mi ritorna lì. E mi ritorna lì quando l'odore scaturisce un ricordo, le immagini passano vivide.
Io mi ricordo distintamente tante serate a casa quando con la mia famiglia, io avevo solo 2 anni, dovevamo scappare da casa in estate perché non si poteva stare con le finestre aperte, perché io piangevo che il naso bruciava, la gola bruciava, così mia sorella, e dovevamo scappare. Io ricordo notti all'improvviso in cui mi ritrovavo da che ero a casa mia, che mi ricordo mi ritrovavo nel letto di mia zia alla sbarra in via Ionio. Per me era una festa, io ero una bambina. Però ad oggi mi rendo conto di quante difficoltà, perché non era una volta alla settimana, una volta al mese, capitava 3 volte a settimana che non si poteva stare in casa e bisognava scappare. In estate passavamo serate sul lungomare con papà e mamma per non tornare a casa, a me e a mia sorella ci mandavano in via Ionio. E così per anni e anni, fino al 95 in cui c'è stato questo scoppio. Ci furono due scoppi importanti. Uno, diciamo, che andò a finire una cisterna sul padiglione di Romeo, il Romeo che era un'officina metallica, e un altro scoppio che andò a finire su un forno che per poco non ammazzò una persona. Dopo che avevano chiuso la fabbrica sigillata, non mi ricordo quanti ettolitri che andarono in aria e provocarono bruciore agli occhi, bruciore all'anno, 2000 litri diciamo di sostanze che andarono lì in giro alla fabbrica e nel terreno di Pantanizzi. Lì noi avremmo bruciore agli occhi, all'anno, e soffrivamo pure di nervosismo in quel periodo. Io avevo l'azienda lì e la mattina quando andavo nel laboratorio noi non potevamo entrare per un'oretta in quanto dovevamo aprire il portone e far uscire tutti questi gas che la notte si erano concentrati all'interno. Abitavo sopra e avevo l'azienda sotto praticamente. Quindi tutti, no? Sostanzialmente tu hai vissuto per anni con questa puzza e con questi... Sì, che era poi la prima casa, abbiamo detto, in ordine di... abbiamo detto che il piano di inserimento produttivo poi venne costruito dopo, quindi quella era la prima casa in ordine... diciamo per accedere alla fabbrica bisognava girare nella proprietà dove io abitavo, attenzione che non era mia, avevo il laboratorio e dormivamo sopra i miei genitori. Poi nel 2005 ricordo che eravamo a mare, io e il mio migliore amico Vincenzo che abita qua dietro, quindi anche lui ha questo bel ricordo. Eravamo a mare e all'improvviso sentiamo un'esplosione e vediamo alzarsi da dietro le nostre case, quelle che lineari dovevano essere le nostre case, un fumo nero. Io ricordo che ero al telefono con un amico di su e a un certo punto mi chiama mia mamma sull'altro telefonino, su quello del mio migliore amico, dicendomi che dovevamo tornare a casa correndo perché dovevamo evacuare. Sono tornata a casa e ho chiesto che sta succedendo, mi hanno detto che i vecchi bidoni della BP depositati da anni sotto il sole cocente, perché era stata un'estate veramente calda, sono esplosi. Chi si è recato sul luogo è stato dovuto portare d'urgenza in ospedale e tutti noi della zona, o almeno parte di noi, è dovuta essere evacuata in strutture alberghiere, chi ha potuto in famiglia e chi come noi non è stato avvertito e invece è rimasto qui. Quando c'erano le fughe di gas? No, io ho un ricordo nitido dell'odore della puzza della fabbrica, questo è un ricordo nitido. Io qua ci abitava mia nonna prima fino al 91, poi dal 92-93 fino al 98 ci ha abitato mio zio, quindi venivo spesso qua, con frequenza quasi giornaliera. Io ricordo perfettamente la puzza, quando mi parlano della fabbrica della puzza non mi parlano di una cosa astratta. Io adesso non conosco come l'amico, ecco, non conosco il composto chimico, però la puzza me la ricordo bene, molto penetrante, molto forte, un odore che chiudeva le vie respiratorie, chiudeva i bronchi proprio. E la forza di questa contrada è proprio quella, i cittadini che non si rassegnavano a questa presenza di questa fabbrica, ma lottarono tutti insieme. La storia, ripeto, ricordo poco, ma ricordo forse le cose più importanti e che molti non si ricordano. Ricordo il bruciore del naso come se fosse ieri, ricordo la sensazione di chiusura in casa, perché ricordo l'estate con le finestre chiuse, per il caldo soffocante, e non poter aprire perché sennò rischiavi, che non sapevi cosa stavi inalando. Ricordo i miei genitori, ricordo le proteste, ricordo l'occupazione, ricordo distintamente mio papà che mi teneva per mano per le piazze a manifestare, ricordo che eravamo sempre gli stessi, però sembra che le cose stiano cambiando. Questi sono i miei ricordi da bambina. Ci sono
dei rifiuti che sono rimasti, che erano stoccati e che sono rimasti. Col tempo, con l'usura del tempo, i fusti si sono deteriorati, quindi hanno favorito la fuoriuscita di queste sostanze. Il problema c'è, rimane, lo si sta affrontando, però non bisogna mai abbassare la guardia in questo campo. Noi andammo a Roma in quel periodo, alla Camera e al Senato avevamo molta, come si dice, adesione. E i partiti, il Partito Radicale, Pertini per esempio, gli mandò i biglietti per fare la, per andare alla manifestazione di Roma che si sull'ambiente. Praticamente c'era pure la Lega Ambiente, no? Che ci aiutava. E noi andammo con uno striscione Pantanizzi a Roma, che la gente non sapeva da dove parte arrivavamo. Ma fu una cosa veramente bellissima. E quello fu un momento di massima unità, in quanto noi prendemmo il treno con questi biglietti di parlamentari e eravamo tutti uniti, diciamo, un vagone pieno di persone di Pantanizzi, qualcuno di Siderno come la famiglia Giglio, pure di più di qualcuno, sì, no? Di tre fratelli o qua. Cioè noi riuscimmo a coinvolgere molte persone e Pannella ci diede l'avvocato De Stefano di Reggio Calabria, che noi non è che avevamo fondi, nessuno, però siamo stati uno dei primi movimenti ecologici, diciamo, della Calabria a trattare i problemi ambientali. Comitato Ecologico Pantanizzi. In uno dei primi consigli comunali in cui si doveva discutere la questione della fabbrica BP, della nocività o nocività dei prodotti che venivano come scorie di lavorazione, mi ricordo che praticamente è stato sempre asserito da parte dell'amministrazione che i prodotti, cioè quello che non erano cibo. E mi ricordo che Cosimo Ieraci si è presentato nella sala del Consiglio Comunale con delle bottiglie di acqua, come di solito si fa, si mette una bottiglia di acqua, qualcosa. La cosa strana è che non era acqua minerale. E mentre si discuteva, ed era già passata la discussione che faceva puzza ma non era nocivo, che c'era la puzza ma non era nocivo, e che l'acqua non era inquinata, allora giustamente Cosimo Ieraci si dice: va bene, dice, avete le bottiglie dell'acqua prelevata da un pozzo di Pantanizzi, bevete e la versate nei bicchieri, acqua giallastra. Però nessuno l'ha bevuta. Se non era nocivo, potevano pure berla. Quindi, un discorso qual è? Che noi siamo incanalati sempre in una situazione in cui dovevamo essere noi a dimostrare che, il prodotto di quell'Africa non era nociva e non loro a dimostrare il contrario. Negli anni 83 circa c'era una produzione eccessiva di notte e di conseguenza noi non riuscivamo a dormire neanche di notte e quindi eravamo tutti fuori a bussare al vigile urbano che era reperibile o bussare alla questura, il vigile di turno alla questura, bussavamo insomma all'ufficiale sanitario, noi cercavamo di vedere. Poi tra le altre cose, quando vennero fatte le vasche di decantazione, perché prima si mandava a mare a cielo aperto tutti i liquami, allora noi andavamo anche in giro a vedere l'autospurgo di notte dove andava a portare. E devo dire purtroppo, ma veramente, che i vigili non vollero, dice che fuori del loro territorio non potevano intervenire. Infatti queste liquami venivano portate nei ponti celli che ci sono nei vari comuni sulla spiaggia, no? E lì noi abbiamo fatto quegli accertamenti, ma nessuno è riuscito a muoversi. Anche perché, ecco, questo è importante, noi allora non volemmo fare una lotta alle persone o alla persona, volevamo fare una lotta politica, perché noi abbiamo sempre pensato, se il sindaco avesse voluto, avrebbe chiuso la ditta, come è avvenuto negli anni dopo col sindaco Panetta. Invece noi abbiamo avuto tutti contro, si ricorda Mari e gli altri, che l'ufficiale sanitario veniva a fare delle ispezioni che poi erano blande, diciamo, che quello che c'era scritto, mi sono recato a Pantanizzi e i cittadini hanno detto che puzza. Chiamavamo la questura ad intervenire di notte e quasi ci pigliava in giro perché dice: ma noi non possiamo accettare questo fumo, se esce di là
o questo fetore, se dipende dalla fabbrica. Andavamo in ospedale quando c'è stato uno scoppio veramente importante, allora andavamo in ospedale e facemmo una unità di crisi al comune, dove arrivò, dopo uno scoppio importante, arrivò la protezione civile di Catanzaro. La protezione civile, prima di venire al comune per organizzarci cosa fare, andò direttamente alla fabbrica, pulì e quindi mandò tutte le porcherie sotto il suolo del Pantanizzi. Essendo Pantanizzi pantano viene, no? Quindi una zona che è molto ricca di acqua, a questo punto se ne andava tutto sotto le faldacchie. Quando poi vennero al comune a dirci il comandante della protezione civile che avevano fatto, e avevano fatto senza la nostra presenza, e quindi si beccarono poi, voglio dire, le nostre lamentele. Come comitato ecologico Pantanizzi, come comitato ecologico, abbiamo individuato come responsabile della situazione il comune di Sindaco. Quindi abbiamo fatto sempre tutte le azioni contro il comune di Sindaco. Comune di Sindaco, praticamente non è riuscito a concludere. Siamo arrivati alla fine, abbiamo interessato dal caso l'onorevole Stefano Rodotà, un professor Giorgio Renza, ci siamo fatti fare delle analisi dal dottore, come si chiama? Inserra. L'onorevole Rodotà ha portato le nostre carte Giorgio Nebbia a Roma, e praticamente il giudice Amendola, pretore di Roma, ci ha fatto un esposto denuncia contro, dicevo, l'amministrazione comunale. Fermo restando che il nostro avvocato, l'avvocato De Stefano di Reggio Calabria, del gruppo radicale, per lui la situazione si poteva risolvere individuando il responsabile che doveva essere il titolare dell'azienda. Quindi denuncia diretta, che noi non abbiamo mai fatto. Cioè noi, i cittadini di Siderno, di Pantanizzi, perché Siderno è stata assente, come se non facesse parte, come se questo problema non interessasse. Diciamo che riferendomi a Nebbia Rodotà, il periodo di massima espressione del comitato di lotta è stato gli anni 83, quando c'è stata l'occupazione della sala. Ci siamo trascinati in questa situazione fino a un consiglio comunale in cui i segretari dei partiti si erano impegnati a costringere il sindaco a fare un'ordinanza di chiusura della fabbrica BP. Dopo il consiglio comunale tutto si è fatto tranne che l'ordinanza di chiusura. Alla fine del consiglio comunale abbiamo deciso di occupare la sala del consiglio comunale, occupazione che abbiamo portato avanti per una settimana. Nello stesso tempo abbiamo chiesto al nostro avvocato qual era il rischio. Nessun rischio, perché voi state facendo una richiesta legittima di un'ordinanza di chiusura. Alla fine della settimana ci arriva l'ordinanza di chiusura. Con questa ordinanza di chiusura noi siamo andati a Reggio Calabria dal nostro avvocato per metterlo a conoscenza. Appena la mette, con questa ordinanza la fabbrica sicuramente non verrà chiusa, perché mi sembra, io non posso darlo per sicuro, mi sembra che sia concordato con le parti. Però dice, in questo momento voi dovete lasciare l'occupazione della sala del Consiglio Comunale, perché quella, le richieste che avete fatto mi sono state accettate. Si tira avanti ancora, scoppia il serbatoio, che praticamente, sì, l'ultimo, che questo serbatoio va a finire a oltre 3-4 km, viene chiuso per motivo di sicurezza dalla magistratura e viene dato in custodia ai carabinieri. Chiuso, bravo. La gente di Pantanizzi partecipava? Parliamo dei locali. No, la gente di Pantanizzi è sempre stata sul problema ecologico abbastanza un passo avanti, diciamo, del centro. Si continua ancora a guardare. E noi siamo in mezzo tra SICA e BP praticamente, no? Questo nuovo problema. Ecco, ancora sta gente del centro pensa che la cosa non riguardi loro. Non è una questione nemmeno di Siderno, ma parliamo di cosa. Ci sono sempre quei residui
interrati, che non si sa quanti sono, la quantità, quanti 99. Io mi auguro solamente che questa giunta nuova che ora è al comune abbia la capacità, perché ci sono leggi che consentono e dicono la verità sulle fabbriche, di quello che producono, hanno i documenti e possono bloccare la fabbrica. Abbiamo i documenti. Allora, abbiamo scoperto che ci sono un sacco di sostanze cancerogene, almeno una ventina. È stato sempre negato. Cioè, in pratica, per anni è stato detto che non c'è un rischio, c'è solo questione di puzza. Ci sono, ci sono dei sui prodotti. Adesso abbiamo tutto. Professori universitari che allora negavano o hanno fatto, diciamo, la relazione per la ditta negando che ci fossero rischi di questo tipo. Le sostanze che sono presenti nei bidoni, oltre a 12 cose, sono a rischio di esplosione. Tutte quelle sostanze cancerogene emetteranno sostanze altamente più pericolose, con il rischio che chiaramente quello che tu dicevi prima, che il problema non è solo di sederlo nel territorio, ma c'è il rischio grosso che lì in pratica bisogna correre. Quindi c'è una situazione per assurdo più pericolosa di tanti anni fa. Voi sentivate puzza, ma qualcuno mi ricorda che parlavate di analisi di cianuro. Una sostanza che si può creare è il fosgene, che è una sostanza che era un'arma chimica della prima guerra mondiale, che se non sbaglio l'abbiamo utilizzata noi in Libia, tanto per capirci. Quindi ci sono tante sostanze di quel tipo che o emettono sostanze tossiche o nocive, possono esplodere e in più possono reagire tra di loro. Noi ci siamo impegnati senza pretese di tornaconti personali, perché abbiamo vissuto del nostro lavoro e il tempo libero che abbiamo impegnato nelle attività sociali ed ecologiche è stato sottratto alla famiglia. Quindi noi agivamo esclusivamente nell'interesse della comunità, perché per nostra cultura pensavamo che la gente avesse il diritto di vivere tranquillamente nelle proprie abitazioni, come recita anche la Costituzione italiana. E ciò ci è stato negato e continua ad esserci negato dopo 35 anni, perché nel 2006 ci siamo visti calare un'altra fabbrica chimica ancora più vicina alle abitazioni. Noi non sapevamo di cosa si trattasse, perché essendo nell'area i talcementi, pensavamo che fosse un qualche deposito. Pensavamo che fossero dei silos quando sono comparsi quelle strutture. Non sapevamo, poi invece è venuto fuori che è stata calata dall'amministrazione del tempo, probabilmente, e questa fabbrica silenziosamente in mezzo all'abitazione. Quindi il danno e la beffa, cioè è stata calata la fabbrica Axim, che ha iniziato l'attività mi pare nel 2006 e che poi è diventata SIGA. È arrivata l'arma perché l'azienda SIGA ha dovuto fare, dopo 7-8 anni che è lì, è stata costretta per un'autorizzazione a dover fare dei carotaggi. Dai carotaggi è uscito la più forte concentrazione di arielina, detto anche ricloretilene, tetracloruro di etilene e il cloroformio. Sono sostanze fortemente presenti proprio sotto la schiena. La cosa strana è che abbiamo cercato di analizzare anche con l'acqua tutto nell'intorno di quell'area, cioè l'industriale, stranamente le sostanze sono proprio concentrate sotto la schiena. Sia l'analisi che ha fatto la SIGA stessa, sia l'analisi che ha fatto la RAG. Tre analisi del sottosuolo della SIGA dimostrano che ci sono un sacco di sostanze cancerogene. Valori elevatissimi, le sostanze cancerogene sono nel sottosuolo della fabbrica SIGA. 7 piezometri, tutte e 7 che hanno sostanze grosse. Visto che qui siamo fortunati e a Stermo ne arrivano sempre una, l'ultima analisi ha trovato un'altra. Il vinil cloruro, ancora questo più cancerogeno. L'altro giorno due dell'osservatorio che entrare per la vita sono calati in mare, hanno preso i miti delle cose e la cosa più bella che lì c'è ancora il più elevato. Noi oggi sappiamo esattamente cosa producono le due fabbriche, non solo la BP. Siamo preoccupati per la SICA, perché nonostante abbiamo quei rifiuti fermi là, abbiamo anche una ditta che ha lavorato in modo irregolare, in quanto non aveva licenze. Non aveva l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Siamo in allerta perché?
perché attualmente, essendo trovate nelle acque e nei pozzi di Pantanizzi, c'è un inquinamento delle falde. L'inquinamento delle falde, parlavamo che Panizzi Pantano, quindi è facile. Specialmente della falda tutto, freatica superficiale, sì. Perché... Quindi abbiamo anche adesso l'istanza del sindaco per i pozzi, di non adoperare l'acqua dei pozzi, e quindi abbiamo anche un mare, i molluschi inquinati, cioè, si sta parlando e vedendo anche per i pesci. Noi vogliamo che ci sia un'unità che la controlli, non dico periodicamente, ma che controlli le lavorazioni di questa fabbrica. Mi auguro e auguro la collettività cittadinese che un pochino si avvicini a questo problema dell'ecologia, perché è un danno per tutto l'ambiente. Noi facciamo parte di un comune in cui, essendo pure un comune piccolo, è stato danneggiato dalle fabbriche che sono state situate nella zona in cui non dovevano essere messe. Che una volta, e quando mi ricordo io, la zona industriale di Serna doveva essere alla Gioiosa, lato Siderno, dovevano sorgere là le attività piccole e medie, ti ricordi? E poi non sa per quale motivo le fabbriche sono sorte tutte qua. Abbiamo dovuto subire contro la nostra volontà, perché c'è stata ubicata una fabbrica in cui non doveva essere ubicata su questa zona. Ma l'ubicazione avviene quando uno è in regola con tutte le leggi. Se una fabbrica produce inquinamento, deve tutelare, il sindaco deve tutelare la collettività. A Siderno non ci sarà più ospitalità per attività chimiche da oggi in poi. Poi su quello che c'è, e allora dobbiamo, se siete d'accordo, facciamo venire qua il direttore generale dell'assessorato all'ambiente e ci incontriamo i capigruppi, i responsabili delle varie associazioni, e definiamo quelli che sono i controlli che devono essere fatti su sta benedetta sicca, per vedere dove si esce o non si esce. Perché guardate, c'è anche un problema di cultura della continuità. Queste sono venute qua e non sono state cacciate, perché in quel momento si poteva dire andate non so verso Agnana, o andate in Grecia, o andate da quest'altra parte. Questi hanno speso dei soldi qua adesso. Loro devono stare nella legalità, non devono compromettere quelle che sono i programmi. Il nostro programma, sapete, che per sederne è turismo, e senza ambiente turismo non c'è. Ci stiamo sforzando per andare su questa linea, non abbiamo altre alternative che poco che possiamo recuperare con il retroterra per le campagne. Non abbiamo altra prospettiva e dobbiamo farci per questo. La questione PP è una questione che va a riconosco, con la regione si chiuderà. Quest'altra, se riusciamo a gestirla nella legalità sostanzialmente, perché io devo ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti, perché non mi pare che l'osservazione di Damo, se il sindaco vuole la chiude, e non è una cosa facile, perché ho visto tante cose, non è una questione di volontà. Io non l'avrei autorizzata se fosse stata all'epoca. Magari ancora non c'erano le conoscenze di oggi, ma oggi il quadro è molto più chiaro. È chiaro che però il documento all'unanimità che da oggi in poi impianti di questo tipo, ospitalità a Siderno, non c'è. Perché è importante il documento? Ma non solo per Siderno, perché l'Ocri lo farà pure, Gioiosa lo farà pure. Allora si comincia a capire che la Ocri è una terra dove non si può andare e a fare i porci comodi loro. Questo è tutto il discorso. Qualche azione, diciamo, forte in questi, diciamo, d'ora in poi dovremmo farla, anche perché dobbiamo anche spingere la regione a bonificare la BP. Adesso non è ancora chiaro cosa c'è lì sotto. Hanno smaltito più altro strumentazione della lavorazione, perché erano inquinati, che sostanze inquinanti. Non è sempre stato possibile analizzare le sostanze in tutti questi documenti che si guardano. Nemmeno sanno tutte le sostanze. È una situazione veramente da far paura. Siamo entrati alla BP con la dottoressa Carpine. Quel giorno puzzava molto probabilmente di mercaptano. Non è finita mai la puzza della BP. Non so se è arrivata adesso, ma la BP puzza, sta perdendo. Deve essere chiaro. Siccome l'altro giorno io passando l'ostico della puzza, e non la prima volta che me lo dicono, noi abbiamo visto dei bidoni, dei fusti aperti, abbiamo dato anche le fotografie l'ultima volta che siamo visti, allora lì sta perdendo, Siderno è inquinata dalla BP, c'è una perdita di sostanze che molto probabilmente, oltre che inquinanti, sono molto tossiche. Il problema è che Siderno ha delle situazioni veramente di inquinamento presente, futuro, e si rischia di avere poi col TMB quello successivo.
Quindi su questo la gente deve cominciare a pensare, e lo dico all'opposizione, se c'è la maggioranza, lo dico alle associazioni ambientaliste, tutti quei dovremmo riunirci a preparare una grossa manifestazione con l'amministrazione il prima possibile, perché non è giusto che quelli che sono appantanizi dopo 38 anni continuano a doversi sorbire il mercapitano o tutte le altre sostanze cancerogene che sono lì. Deve essere una presa di coscienza di tutto Siderno. Cioè, è stato scaricato su Pantanizzi una situazione drammatica, è ora che tutto Siderno che è coinvolta alzi, scusate, il culo e scende in piazza tutti insieme. Ma rispetto a voi, a quel periodo lì, come l'avete vissuto? Noi è un periodo che ci ha un pochino strambati, perché la notte uno non dorme, non si poteva dormire, non si poteva uscire, non si poteva fare il bagno, che l'inquinamento non era solo olfattivo, era pure, scaricavano l'acqua a mare, era tutto inquinato. Questa è una zona che potremmo definire assolutamente stagionale, nel senso che d'estate è meta di centinaia, forse anche migliaia di bagnanti che vengono qui, aprono le attività, quindi diventa oggetto di attenzione almeno 3 mesi l'anno. I restanti 9 mesi la zona è completamente isolata, con alle prese con tanti atavici problemi, l'isolamento, la mancanza di strade tali da far accedere i mezzi di soccorso, cosa più volte segnalata. E adesso è scoppiata questa bomba ecologica che, a onor del vero, come dicevano gli amici che hanno parlato prima di me, non è assolutamente inedita, c'è una cosa che risale ad almeno 40 anni fa. Io per ragioni anagrafiche non partecipai al Comitato Ecologico Pantanizzi, ero bambino, però ricordo perfettamente che una grande presa di coscienza civile espressa da questo territorio, da questa contrada in particolare, da questa zona di Siderno, che non si è mai sopita. Nel corso degli anni magari ci sono state amministrazioni più attente, altre ostili, perché ce ne sono anche state di amministrazioni ostili, e altre sono state indifferenti. Adesso il vento sta cambiando, perché c'è una presa di coscienza dei problemi legati alla presenza di rifiuti tossici, di scarichi pericolosi per la salute dei bagnanti, per la salute dell'ambiente, per la salute dei residenti, per la salute dei pesci, perché alimentarsi con i pesci pescati in questo mare potrebbe essere pericoloso per la salute. Ecco, occorre una maggiore presa di coscienza da parte di tutti. Per fortuna, dicevo, rispetto ai decenni precedenti qualcosa sta cambiando, le coscienze si stanno svegliando, ma bisogna dare continuità a questa azione e capire che il problema non riguarda solo una singola contrada come Pantanizzi, riguarda un'intera costa come la costa dei Gelsomini. È un problema più grande, un problema che bisogna affrontare insieme, cittadini e istituzioni ed autorità preposte al monitoraggio e al controllo dell'ambiente. Noi siamo felici di abitare in questa zona molto bella, perché è ancora selvaggia, se vogliamo, no? La strada non è asfaltata, si popola solo nei mesi estivi, però vogliamo anche vivere in un ambiente salubre, e vogliamo che anche i nostri concittadini, i nostri conterranei possano godere di un ambiente salubre così come lo vogliamo noi. Ecco perché, grazie al comitato di cittadini di Pantanizzi, che da decenni si sta battendo in questo campo, chiediamo a tutti una mano d'aiuto, perché l'ambiente è una questione che non riguarda un singolo territorio, non riguarda una singola contrada, ma riguarda tutti noi. In questa zona è praticabile avere fabbriche chimiche, al di fuori che il comune ha deciso che non ci devono essere più. Quindi... No, secondo me non era una zona da ubicare fabbriche qua, perché è a ridosso del paese. E sul paese le fabbriche sono quasi al centro di Siderno. È un problema grossissimo, perché non so come la soluzione qual è. O le demoliscono tutte. L'unica soluzione sarebbe questa, però chi lo fa? Io non sono contro il progresso, però prima mi dovete spiegare che cos'è il progresso. Se il progresso è la mercificazione di ogni metro di terra o la copertura di ogni metro di terra con cemento, e allora avete ragione voi. Se il progresso invece è bellezza, natura, salute, agricoltura, e allora c'ho ragione io. Dopo aver lottato
nell'infanzia per una fabbrica che era quella della BP che ha portato quello che ho portato, a oggi mi ritrovo in casa un pozzo inquinato grazie a una nuova fabbrica in cui si è dimostrato che le fuoriuscite degli agenti inquinanti si sono propagati per il paese ed è il risultato a quanto pare che uno dei pozzi più inquinati sia quello proprio di casa mia. E io oggi vi dirò, a 30 anni sto seriamente riflettendo anche sull'eventualità di avere figli, perché penso che se io resterò in questo paese in cui già sono nata in un ambiente inquinante, perché quando mia mamma mi teneva in grembo già respirava aria inquinata, dopo aver scoperto che per più di 5-6 anni ho bevuto acqua inquinata, mi sono lavata con acqua inquinata, ho mangiato cibi annaffiati con acqua inquinata, non so se i miei figli nasceranno sani e né tantomeno so ad oggi se mettendo al mondo dei figli potranno andare nel mare in cui io ho nuotato fino a pochi anni fa, cosa che quest'anno probabilmente non farò, se potranno lavarsi con la stessa acqua del pozzo che mi sono lavata io per anni, perché può sembrare una stupidaggine, ma per noi bambini era una gioia, per noi bambini era una gioia il caldo pieno dell'estate, poter aprire l'acqua del pozzo per rinfrescarsi. Non so se i miei figli potranno mangiare cibi sani che ho coltivato io, perché non è possibile, perché ora con i cibi che io ho coltivato non sono più sani, perché sono stati innaffiati da 5 anni a questa parte con acqua inquinata. Quindi quello che dico io è che a oggi, a 30 anni, io mi ritrovo in questa situazione. E quello che vi posso dire è continuate a fare qualcosa, continuiamo a manifestare, continuiamo a chiedere, non per noi ma per i nostri figli, perché questi effetti non si vedranno su di noi, ma si vedranno sui nostri figli e sui figli dei nostri figli. Dobbiamo cercare di avere un po' di responsabilità verso il futuro, non pensiamo sempre che il problema è oggi nostro e se non ci tocca non è un nostro problema, perché non è così. Abbiamo sentito il dovere della mobilitazione popolare perché l'oblio calato per tantissimi anni su questa vicenda a noi risulta inquietante e non vogliamo si corra il rischio che alla certezza del male esistente, alla necessità acclarata di una doverosa risolutiva risposta, nessuno corra ai ripari, tutti noi, nel silenzio assordante di chi sceglie di non rispondere, continuiamo la nostra vita assalita dal dubbio e dalla paura. Dalla nascita della fabbrica BP si sono evidenziati disagi insopportabili e l'intero territorio circostante e da volte persino l'intera comunità non era più nelle condizioni di tollerare i miasmi e gli effetti prodotti dall'esalazione degli scarichi. Lo scoppio del 94 e quindi la chiusura dell'opificio hanno avviato le procedure di bonifica del sito che poi si sono rivelate insufficienti per la non corrispondenza tra la realtà e quanta conoscenza all'epoca. L'enorme quantità di sostanze disperse nell'ambiente circostante e la notevole presenza di sostanze ancora accumulate ci dicono che non si può ancora perdere tempo e che sarebbe da irresponsabile se il nostro grido di allarme non fosse forte e deciso e non venisse preso sul serio da chi di competenza. Chiediamo alla Regione e al Governo nazionale di porre in essere la bonifica del sito BP e di intervenire in tutti gli altri siti che destano preoccupazione. Chiediamo che il Governo inserisca la BP nell'elenco dei siti da bonificare per i quali è stato già attivato un organismo governativo appositamente istituito al fine di procedere in termini di legge al ripristino della salubrità degli stessi. Non si capirebbe altrimenti il discrimine secondo il quale per il governo ci sarebbero cittadini di serie A e cittadini di serie B. Nella disgrazia siamo esattamente come quei tanti italiani che abitano nelle vicinanze dei siti inseriti tra i 40 da bonificare, costretti a subire danni, disagi ed essere esposti a rischi per la salute.
Chiediamo che il sito venga liberato da fusti pieni di sostanze pericolose e che si avviino tutte le donne iniziative per disinquinare suolo e falde e quindi il mare.